Amici di Made in Vino, ciao, bentrovati. Siamo qui con Filippo per questo mese di maggio e direi proprio che abbiamo un vino rosé che si chiama I Germogli, Cantina Monsupello, un vino di 12 gradi, vino che direi vino nero in purezza, vinificato in rosa. 2011, esatto, sì, esatto, bellissimo, un colore stupendo, è vivace, meraviglia, quindi non è un metodo classico, però si muove leggermente, sì. quando l'abbiamo stappato, colore lo vedi, stupendo, rosa aromato, è classico colore del pino nero vinificato in rosa, limpido, guarda che belle bollicine, molto fini, molto presenti nel bicchiere, sono veramente, veramente tanti, e andiamo a sentire i profumi, andiamo, dai. Direi mediamente veramente intenso, anche persistente, direi un sentore meraviglioso che in questo periodo torna tantissimo, di fragole, sentore di... Viene voglia di primavera, estate, bel mazzo di fiori. Bel mazzo di fiori, è vero. Forse rossi e bianchi, un misto, forse più rossi, bellissimo. Delle belle rose anche da regalare a una donna. Stupendo, le gustiamo. Bello secco però, Sì. Secco però con tanta eleganza, un superlo fa dei vini eleganti, anche leggeri, perché ricordiamo che a 12 gradi ritroviamo le fragole anche in bocca, sarà che è stagione che di fragole che si ripresentano sempre, però è un vino favoloso. Beh, potremmo dire che la sua eleganza davvero lo rende speciale. Viene voglia di berlo. Rosé di qualità. Viene voglia di berlo. Viene voglia di berlo. Sì, un vino da servire a 8-10 gradi, e mi verrebbe da dire che come abbinamenti, per esempio dei formaggi freschi da taglio, esatto. Una bella cacciottina, come troppo stagionato. Non troppo stagionato. E poi un'altra cosa bella golosa, un salume... Bel pata negra? Bel pata negra, esageriamo con un bel pata negra. Aperitivo, pata negra e i germogli di Monsupello. Meraviglioso, amici di Made in Vino, cin! Cin!